plugin in più, diverso, è il prodotto, che la soluzione che viene presentata da Marco Milesi. E quindi il lavoro viene effettuato per il tramite di uno strumento che è il Duna di Tiscali, e vedo che Marco è praticamente già pronto, quindi appena anche lo schermo proietterà quello che lui ha pronto da dirci, penso che potremo lasciare a lui la parola. Nel frattempo, se c'è qualcuno che, anche se Riccardo è già andato, se ha una domanda per lo specifico strumento di Riccardo. C'è qualcuno? C'è? Oh sì, bisogna spostare, è stato tirato il cavo, forse qui vicino. Allora Marco, sei pronto? Buon ascolto a tutti. Ok, domande per il lavoro fatto fino adesso? Ok, buongiorno a tutti. Quello che oggi voglio presentarvi è un po' una provocazione, e consiste nel pensare alla modulistica in un modo diverso, con un approccio diverso, che è quello delle chatbot, ovvero un nuovo strumento che si sta affermando, diciamo, negli ultimi tempi, e che permette di fatto di fruire delle informazioni anche in modo interattivo direttamente al proprio smartphone. Qui vediamo due articoli di giornale, uno quello sulla sinistra del 12 maggio, se non sbaglio, quello sulla destra qualche giorno fa, in pratica testimoniano quello che è possibile fare con questi nuovi strumenti. Ad esempio, nel caso sinistra, la chatbot è un sistema diciamo, utilizzato in ambito universitario, quindi in ambito didattico, consiste di fatto nel rispondere a delle domande fatte dagli studenti in modo automatico. Ovviamente sono le domande quelle più diciamo, comuni e quelle diciamo, quelle più richieste. Mentre sulla destra un altro esempio di come possono essere utilizzati questi chatbot, che consiste nella traduzione in tempo reale delle lingue. Capriccio o evoluzione del web. Questo è un po' il panorama della nostra situazione attuale, ok? Qui abbiamo un sito web, da notare che ogni elemento è fatto diciamo a forma di ingranaggio, e servono tutti questi elementi per diciamo, creare un sistema di informazione che sia davvero adeguato. Quindi dicevo, questo è il panorama attuale di quella che è la nostra situazione, sono diverse soluzioni che si incastrano e che lavorano insieme. L'ottica di tutto quello che vi andrò a presentare è quella di essere modulare, ok? Stessa cosa di quello che abbiamo visto anche prima, di fatto sono tutti i plugin che abbiamo installato in modo autonomo e indipendente sul proprio sito internet, e che vedono proprio come centro la nostra attività il sito web. Sito web che può essere Drupal, Joomla o WordPress. Questo sito web ad oggi fornisce servizi, fornisce informazioni e, cosa molto importante, fornisce open data. Quindi Capriccio evoluzione web, ad oggi abbiamo una necessità di emergere, una necessità di creare nuovi servizi con modalità di accessi sempre più semplici, ovviamente anche restando nel campo diciamo, dell'accessibilità, necessità di sistemi di broadcast in tempo reale, chiusura scuole, eventi o comunque comunicazioni che hanno una certa urgenza per essere mandate. E quindi ci sono diciamo, richieste di nuovi processi. Partiamo sempre dal presupposto che tutti i siti di porta aperta sono open source, sono plasmabili e sono aperti ad altre tecnologie. Non c'è ovviamente nessuna esclusione a priori. Come dicevo prima, il sito internet è visto come il cuore di tutto l'impianto informativo dell'istituto. In caso del chatbot, much more than a simple chat, abbiamo, tutti noi utilizziamo chat, quindi abbiamo domande e risposte, quando scriviamo qualcuno, diciamo, lo facciamo in modo molto semplice, okay? Le vere e proprie difficoltà non ce ne sono. Tutto è fatto nel nostro smartphone, e anche le comunicazioni, lo vediamo tutti i giorni, sono più semplici e sono più sicure degli SMS, perché gli SMS prima di tutto non sono confermati e spesso e volentieri hanno anche determinati costi.
un chatbot semplice, facile e veloce. Questi stili chatbot aprono diverse strade e sono la nuova sfida del web, insieme ovviamente a quelli che oggi stanno nascendo, assistenti personali, Google, Now, Siri, Cortana, a parte ovviamente il lato diciamo vocale che può interessare meno, sono comunque un'innovazione. Per esempio, se cerchiamo in mezzo, lo troviamo, diciamo, cioè, ci ritorna direttamente in meglio senza dover aprire siti internet o cercarlo, ok? Praticamente è il meteo che arriva da noi e non noi che andiamo a cercarlo. Interazione diretta quindi con sistemi automatici. Nel caso della modulistica, ecco un po' la provocazione di oggi, consiste praticamente nel compilare un modulo tramite la chat. È una soluzione un po' particolare, molto serve per anticipare il futuro. Premessa, Induno è una piattaforma chat aperta, nata per comunicare, far comunicare persone, web, oggetti e servizi intelligenti. Cosa importante è che essendo una piattaforma aperta si possono integrare servizi esterni, okay, sfruttando quindi tutte le potenzialità della piattaforma. Banalmente, se io mando un messaggio a qualcuno, diciamo, sono autenticato col mio nome e cognome. E già questo è un bel vantaggio. Induna Connecting Everything. Quindi velocemente una presentazione facile da usare, fatta una chat come quelle che già conosciamo, ma è molto aperta e improntata a queste, diciamo, soluzioni, a questi automatismi, a queste chatbot. Tutte le comunicazioni che vengono trasmesse hanno un livello di sicurezza migliore rispetto alla concorrenza, anche perché sono tutte autenticate. Okay? Quindi anche rispetto agli SMS, diciamo, il messaggio è portato all'utente finale, nell'SMS invece viene mandato dal mittente e non si sa bene quando e se arriverà. È disponibile un plugin per WordPress, velocemente, che permette di mandare contenuti, di selezionare le categorie che si vogliono ricevere. E già questo quindi è un aspetto informativo, ci permette con questa applicazione di mandare tutti i contenuti della scuola direttamente in chat. Quello che trattiamo oggi in dettaglio è il fare una modulistica, quindi compilare un modulo tramite chat. Quindi cosa vuol dire? Che avremo un sistema automatico che ci risponde e che ci dice cosa fare in ogni passaggio. Sono due plugin separati, questo della modulistica per il cantiere lo stiamo preparando, mentre l'altro per lo streaming, diciamo, dei contenuti è già disponibile. Lavorano insieme, infatti uno è l'estensore dell'altro. Questo si è sviluppato ovviamente per l'esigenza della scuola e tutte, diciamo, le impostazioni che vengono inserite sono fatte dalla bacheca di WordPress, quindi è un vero e proprio plugin praticamente di cui l'istituto ha completa autonomia. Velocemente modalità di autenticazione, quindi si va sul sito internet della scuola, ci si connette a questa applicazione, si mette il numero ovviamente del proprio account oppure lo si fa direttamente dalla chat, banalmente si cerca l'applicazione della scuola e da lì ci si iscrive. Per creare l'applicazione questo è il sito internet developer.com e adesso velocemente faccio una prova di quella che è la compilazione, se riesco, ok, funziona già. Siamo sul secondo schermo, un secondo. Okay, perfetto. Ok, quindi questa è la chat. Banalmente, per come è strutturato adesso, per iniziare una chat serve il PIN, ovviamente mi è dato dalla scuola per identificare in modo univoco l'utente. Una modulistica, utenti, questo è il PIN che va comunicato al docente. Stiamo comunque lavorando un sistema per automatizzare, diciamo, per collegare gli account in questo caso di Induna a quello di WordPress, quindi queste operazioni saranno fatte, diciamo, direttamente quando viene creato l'utente in WordPress. È una sorta di preautorizzazione che non comporterà poi procedure tramite PIN o comunque carichi di lavoro per la segreteria. Quando inserire il mio PIN. Gatto che si chiama Giorgio.
contatto, parenti richieste, di ferie, di malattie. Ecco, qua quando prima ci autentichiamo, in questo caso tramite PIN, l'autenticazione avvenuta con successo sarà disponibile dopo 5 minuti di attività. In questo caso sono già riconosciuto per i miei dati e l'unica cosa che devo fare è digitare. Quello che vedete come oggetto è una cosa ancora, diciamo, in fase di sviluppo, quindi anche i moduli disponibili sono ancora pochi. Comunque la procedura è semplice, è la stessa in tutti i casi. Ad esempio in questo caso ho fatto... fatto permesso retribuito per motivi di salute, quindi sarebbe più che altro un congedo per motivi di salute. Inseriamo la data, ad esempio quella di domani. Quanti giorni di permesso richiedo? Normalmente 10. Vedrò. Fuori di testa, facciamo finta che ne abbia fatti due, così è un po' più realistico. Ecco, compare in automatico come risposta, come dire, il resoconto, l'anteprima del modulo che sto per inviare alla scuola. Sono dei problemi di collegamento, quindi dice scrivi ok per confermare la richiesta e entrare alla scuola. Viene una ricevuta all'indirizzo che ovviamente si imposta ogni utente, ogni docente, ogni personale scolastico, autonomia. Diciamo ok, e la richiesta viene automaticamente inviata alla scuola. Cosa vuol dire? Vuol dire che arriva una mail al mittente, vuol dire che arriva un'email alla scuola e vuol dire anche che nella bacheca di WordPress compare questo modulo che è stato fatto. Ecco qua, creato il 13 maggio. Adesso qua sono dietro i due perché serve, comunque vi assicuro che quello che ho fatto adesso, infatti per me si è attribuito per motivi di salute 5 giorni, a partire dal 14 maggio 2016. Adesso non è ancora disponibile, comunque sarà ovviamente possibile confermare o comunque inserire le note al modulo e ovviamente tutto quello che viene inserito, tutte le modifiche che abbiamo fatto a questo modulo vengono anche mandate al mittente direttamente tramite messaggio. È una cosa molto carina e mi dà di veloce. Da sottolineare anche questa soluzione non preclude altre strade, quindi per esempio può benissimo convivere con una soluzione tipo contact form o con la gravity form appena vista. Ok, si vede già la mail che è arrivata, in questo caso la mail, l'invio del mail si appoggia a quello di WordPress, quindi il mittente è lo stesso, diciamo, che vi manda le password quando vi scrivete. Ci sono ovviamente metodi per cambiarle, ad esempio il plugin WP SMTP vi permette ad esempio di utilizzare una mail in una casella POP piuttosto che SMTP o IMAP per l'invio appunto ad esempio con la mail della scuola.gov.it. In questo caso abbiamo la ricevuta. Buongiorno, è per la ricevuta della modulistica, permesso sottoscritto con tutti i primi di campi con digitale tramite chat. Cosa carina, quindi dicevo prima, qua si sblocco qua. Tutte le applicazioni che saranno fatte saranno poi disponibili direttamente dalle mie applicazioni. In questo caso, ad esempio, c'è una fresca di stamattina, problemi di collegamento, delle notizie ci pascoli crispi. È possibile, ad esempio, anche gestire le proprie impostazioni. In questo caso, ovviamente, non sono un docente del Pascoli, quindi non mi compaiono i campi per inserire i miei dati da docente, compaiono solo i dati, diciamo, per ricevere i contenuti della scuola. Questo perché, ovviamente, questo sistema non servirà solo ai docenti, ma a qualsiasi persona che vuole seguire la scuola. Quello dei docenti è un livello in più, un'estensione. Quindi è molto semplice. Una volta che ci si iscrive quindi a questo contatto, si ricevono tutte le notizie in automatico, in tempo reale, tutte le circolari che vengono pubblicate e tutti gli articoli che vengono pubblicati. Domande?
pronto? Abbiamo visto la scuola del futuro, forse l'idea era quella di una provocazione che noi cogliamo subito al volo perché noi siamo fatti così, poi bisogna vedere se la scuola la accoglie. Abbiamo visto l'esperienza con Contact Form che ha scelto, l'istituto ha scelto di lasciare tutto in chiaro per non richiedere l'autenticazione. In questo momento forse non molte scuole possono vantare di avere un'utenza da parte del personale interno disposta, disponibile ad installare l'app, la chat e così via, ma chi lo sa, forse questo avverrà in tempi più brevi di quello che pensiamo, perché effettivamente la comodità dello strumento, che poi sono strumenti che magari il docente usa privatamente, quindi si tratta solo di renderli efficaci per la scuola. Allora, se ci sono domande sia per Marco in Luna e anche per gli interventi precedenti che magari sono sorte successivamente o sono rimaste in sospeso, alzate la mano.